Benvenuti in questo tutorial. Tra poco vedremo come realizzare delle lettere decorative per qualsiasi stanza della casa, molto di moda in questo periodo. Iniziamo subito. Naturalmente ci occorrono le lettere. Queste le potete scaricare dal mio blog, il link è nelle info del video. Dunque stampiamole e ritagliamole tutte. Prendiamo del cartone pressato, va benissimo anche quello delle confezioni di cereali. Per ogni lettera ne occorreranno minimo 2 fogli. Riportiamo la sagoma della prima lettera sul cartone. Facciamo quella frontale e quella posteriore. Quindi ritagliamo tutto. Facciamo lo stesso con tutte le altre lettere. Una volta che abbiamo le due parti della lettera, misuriamo tutti i bordi, interni ed esterni, scrivendo i dati e il numero di pezzi da parte. Decidiamo anche lo spessore, che sarà lo stesso per tutti i pezzi. Una volta ritagliate tutte le parti per il 3D, iniziamo a comporre la lettera. Io utilizzo la colla vinilica per avere il tempo di posizionare bene le parti, ma voi, se volete, potete usare anche la pistola a caldo. Dunque, incolliamo tutto a 90 gradi. Procediamo così per l'intero contorno. Infine, chiudiamo con la seconda sagoma della lettera. E posizioniamo un peso per fissare bene tutto qualche minuto. Procediamo così per tutte le lettere. Per la lettera O, invece, ci occorrono delle strisce lunghe di cartoncino, con cui rivestiamo per primo il centro. Procediamo pezzo per pezzo con la colla a caldo. Nella parte esterna inseriamo per prime le parti piatte, che permettono alla O di stare in piedi. E poi le uniamo tra loro con delle strisce curve. Possiamo anche qua chiudere poi con la parte posteriore. E piazziamo il peso. Ora che le lettere sono pronte, dobbiamo uniformare il loro colore, utilizzando una vernice spray, soprattutto se il cartone che state usando ha dei disegni o è grigio. Quindi usciamo all'aperto e spruzziamo bene le nostre lettere. Ed eccole pronte per abbellire le nostre stanze. Io le ho posizionate su un mobile in soggiorno e fanno davvero una gran bella figura. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Alla prossima!